dalla stampa, che sempre si avverte a quelle che sono le nostre vicissitudini. Con me l'assessore Gagliardi, nonché vice sindaco alla pubblica istruzione, e con delega anche all'edilizia scolastica ed altre deleghe che diciamo sono afferenti ad altri settori. La conferenza stampa, perché questa conferenza stampa questa mattina? Abbiamo deciso di annunciare da tempo che l'assessore e l'amministrazione tutta lavorano per fare delle scelte quanto più condivise e volte alla riduzione dei rifiuti alla fonte, ovvero inquadrato in quello che è il piano rifiuti regionali varato nel 2016, piano dei rifiuti regionali che all'interno delle appropriazioni prevedeva una serie di iniziative per quanto riguarda la riduzione alla fonte dei rifiuti. Riduzione alla fonte dei rifiuti che tra le varie azioni, ricordo benissimo l'azione 9, l'incentivo all'utilizzo dell'acqua dei rifiuti. Mi spiegherà bene dopo i passaggi fatti che ha fatto in quest'anno l'assessore Gagliardi, perché abbiamo deciso di ascoltare i vari comitati, di stare sul territorio, ma di porre in essere anche quell'azione, quel quid in più a livello di iniziativa che potesse portare a dare un senso a quelle che sono le azioni previste in quelle che sono le leggi regionali, perché il piano dei rifiuti è un piano che riguarda l'intera regione. E proprio a tal proposito, con una lunga riflessione, devo dare merito alla mia amministrazione, in particolare al vice sindaco, all'assessore Gagliardi, per il tempismo. Noi da luglio ne discutiamo di là di sala, proprio per cercare di trovare la quadra rispetto alle leggi regionali, alle leggi sulla salute pubblica. Abbiamo, naturalmente purtroppo dico in Italia, agosto è particolare, abbiamo fatto una lunga riflessione ed un approfondimento per poi giungere a metà settembre ad dipanare tutti quelli che erano i dubbi e le perplessità che potevano sorgere e quindi indirizzare la scelta. Abbiamo preparato quanto necessario, grazie anche agli uffici che hanno cooperato e che ci cooperano sempre. Ieri abbiamo deliberato dando l'indirizzo e gli uffici si stanno organizzando per quanto riguarda l'acquisto di borracce come vedete non sono in plastica ma sono in alluminio, grazie, borracce in alluminio volte a conservare l'acqua, ad eliminare l'utilizzo delle bottiglie di plastica. Devo dire che in tal senso molti genitori facevano di utilizzare più volte per poi riciclarla, come magari facciamo a casa, però consegneremo, e stiamo valutando anche di completare il tutto, alle scuole primarie e le secondarie di primo grado, ovvero elementari e medie, le borracce per poter eliminare definitivamente l'utilizzo di bottiglie di plastica, punto primo. Naturalmente questa è l'iniziativa dell'amministrazione, ma per poter incentivare l'acqua del rubinetto. Sappiamo che chi ha, sono papà, bambini piccoli, spesso consigliano acqua, olio minerale, ma arrivati da una certa età in poi, l'acqua che abbiamo nei nostri territori è una delle migliori acque rispetto a tutte le acque. Quindi siamo convinti che l'utilizzo dell'acqua del rubinetto sia la migliore iniziativa per lottare contro gli sprechi e soprattutto per valorizzare il recupero. Abbiamo un ulteriore punto di riflessione su cui stiamo ponendo l'attenzione. Ci è stato posto sempre per sicurezza e quant'altro l'elemento dei bambini dell'asilo. Ci stiamo riflettendo e può darsi che in merito riusciremo ad agire, però su questo non, al momento ci siamo un attimo riservati. Quindi da questo punto di vista portiamo in essere quanto approvato nelle nostre linee programmatiche. Se ricordate c'è un punto in cui l'auria e ambiente, e si puntava innanzitutto sulla riduzione della fonte, sulla differenziata. Stiamo cercando di portare, sta partendo il centro comunale di raccolta con la progettazione e quant'altro, poi il riutilizzo e poi come ultima ipotesi lo smaltimento in discarica. Io non mi dilungo più di tanto, semplicemente rimarco una scelta amministrativa in linea con quanto abbiamo presentato ai cittadini, ma in linea soprattutto con gli strumenti attuali
di legge e soprattutto in linea con un progetto di educazione culturale che vede al centro i bambini e le scuole e principalmente lancia un messaggio chiaro. Noi abbiamo scritto in alcuni slogan che usiamo sempre, l'Auria siamo noi, la nostra collettività siamo noi, perché questo abbiamo inteso farlo, vi spiegherà bene l'assessore Gagliardi, per dare un messaggio molto netto e chiaro. Non si può pretendere che la scuola agisca in un modo e poi si fanno le tavolate fuori e quant'altro e si utilizzano i quintali di plastica depositandoli vicino ai cassonetti. Questo è un segnale chiaro che abbiamo, e vale anche per noi, perché siamo cittadini anche noi, al di là del ruolo amministrativo che abbiamo. Spesso nelle varie iniziative dobbiamo porre in essere anche qualche sforzo in più per cercare di eliminare il più possibile, perché capiamo, ed orientare le scelte affinché la cultura dei nostri bambini, che dobbiamo dire sono molto molto attenti, possa avere un punto di riferimento concreto che si basi a partire dalle azioni delle amministrazioni, ma anche dalle azioni del quotidiano che distinguono diciamo il nostro operato. Io passo la parola al mio vice sindaco, nonché assessore alla pubblica istruzione, per completare e poi ci arriveremo alle domande. Sono nel pubblico per l'attenzione che ci state dedicando in questo momento. Oggi ha detto bene il sindaco, è una data particolare per noi e abbiamo fatto degli sforzi incredibili per arrivare in conferenza stampa oggi, perché oggi inizia la mensa scolastica. Era un segnale che volevamo dare, al pari di altri segnali che abbiamo dato nel recentissimo passato, in linea con quelle che sono le linee di mandato, le linee programmatiche di questa amministrazione. Come ha già detto il sindaco, l'attenzione dell'intera amministrazione dall'inizio del mandato e si protrarrà fino alla fine è principalmente volta alla, per quanto riguarda il rispetto ambientale, l'educazione ambientale, alla riduzione alla fonte dei rifiuti e all'eliminazione di tutto ciò che porta al degrado del nostro comune. Purtroppo assistiamo tutti i giorni ad episodi non proprio edificanti e quindi compito di un amministratore è anche quello di stimolare in tutti i modi possibili e immaginabili quello che è, quella che era l'educazione civica, quello che oggi noi possiamo chiamare decoro ambientale e rispetto per l'ambiente. Mi piace sottolineare una particolarità. Questa idea è nata molti mesi fa, tant'è che quando Sala è uscito pubblicamente a consegna delle borracce ci siamo sentiti anche un po' defraudati dell'idea progettuale, perché per noi era già in cantiere. Nelle lunghissime sedute di giunta, soprattutto pre-estive, ecco, prima che finisse l'anno scolastico, a turno noi assessori ci alzavamo per andare a prendere l'acqua e lì abbiamo immaginato, ricordo, lanciai al sindaco che per la verità sostenne subito la bontà dell'idea, gli piacque, disse: sindaco, noi dobbiamo fare qualche cosa per gli studenti, perché consegnare una borraccia da riempire con l'acqua del rubinetto apre tutta una serie di riflessioni che proverò a dire in breve per non annoiarvi. E quindi abbiamo iniziato questo percorso, perché capite bene che il pubblico non è il privato, non si va in un negozio, in un Decathlon, si compra e si consegna, c'è tutta un'impalcatura burocratica che grazie agli uffici siamo riusciti a sostenere e a portare a compimento e oggi siamo qui. Il segnale nostro è questo: regaleremo come comune di Lauria ad ogni studente, come ha detto il sindaco, delle primarie e delle medie per ora, e stiamo valutando anche per quelli dell'infanzia, una borraccia e di alluminio certificata made in Italy. Ci tengo a precisare queste cose perché non bisogna parlare di danari in questi casi, però è opportuno segnalare la qualità della merce, che è una tantum, non è una cosa che noi potremmo fare sempre, riusciamo a regalare ai nostri studenti. Se qualcuno riesce a fare un'inquadratura, noterà che al di là della scritta Comune di Lauria, c'è una parte del nostro, la tengo ferma così, c'è una parte di quello che è il nostro stemma del comune.
e c'è scritto nolime tangere. Sappiamo tutti che in latino significa non mi toccare, che è parte integrante della nostra storia e della nostra identità. E allora vi chiederete perché abbiamo deciso di scrivere nolime tangere. Perché nel giro, nel tour che abbiamo fatto bene augurale con il sindaco presso ogni scuola, in ogni classe siamo andati ad augurare il buon anno scolastico, ci siamo soffermati non solo sull'augurio che possa essere un anno felice per tutti gli studenti, ma anche e soprattutto sulla identità. Per noi, per questa amministrazione, l'identità è qualcosa di fondamentale. E allora qual è il percorso che noi abbiamo seguito? I bambini non conoscono il latino, difficilmente alle elementari già conoscono il nostro stemma, per cui sarà una domanda ovvia rivolta dagli alunni alle maestre e poi agli insegnanti, alle medie, per chi non lo sappia, che cosa significa. E lì partirà l'insegnamento sul nostro stemma, sulla nostra storia e sulla nostra identità. E qual è l'equazione che io ho voluto sottolineare scrivendo nolime tangere? Questa è la nostra storia, questi siamo noi, i laureati hanno questo motto e significa che quando un bambino utilizza la borraccia e legge nolime tangere, mi auguro che scatti dentro ogni bambino il senso di appartenenza, che deve riverberarsi immancabilmente sul rispetto ambientale. Abbiamo detto in ogni aula, ad ogni classe del nostro territorio, che chi sporca il nostro ambiente sporca casa propria, perché ogni via, ogni villa, ogni viale, ogni angolo del nostro paese appartiene ad ogni singolo bambino. Al di là se risiede a Selucci, a Galdo, a Rione Inferiore o a Rione Superiore. È da qui che deve muoversi il rispetto ambientale. Vedere il proprio compagno di banco, il proprio cuginetto, la propria amichetta del cuore buttare a terra una bottiglia di plastica, una carta, piuttosto che una chewing gum, significa chiudere gli occhi sul delitto ambientale che si perpetua ogni giorno in ogni parte del mondo. E allora, come si dice, goccia dopo goccia si fa il mare. E noi abbiamo voluto dare un segnale forte di educazione ambientale, sposato integralmente con il senso di appartenenza. Ci auguriamo che quando in ogni aula, su ogni banchetto, si vedrà questa borraccia, ebbene alla mente di ogni bambino, di ogni educatore, di ogni genitore, possa venire alla mente lo sforzo che tutti noi dobbiamo compiere e che questa amministrazione, attraverso scelte forti, e mi piace aprire una parentesi, come la scelta di reinserire i piatti di porcellana, i bicchieri di vetro, le caraffe in vetro e le posate di acciaio in ogni plesso scolastico per il nuovo corso che avrà la mensa scolastica non appena la gara sarà completata e in essere. Attualmente siamo in proroga con la vecchia modalità e con la vecchia ditta. Ebbene, questi sono segnali forti che saranno seguiti da altre iniziative che sono ancora in embrione e che avremo poi il piacere di portare all'attenzione della stampa. Sono piccoli passi, molto spesso l'attività di un amministratore viene anche in qualche modo rallentata, ostacolata da un ostracismo impalpabile dovuto alla critica a tutti i costi. Io l'ho già detto al sindaco, voglio proporre assessore per un giorno, perché ogni cittadino dovrebbe, ne abbiamo parlato a volte anche con Piero che vedo nel pubblico, ogni cittadino dovrebbe provare per un giorno la fatica, le difficoltà, a volte anche l'emozione piacevole, per carità, non è solo una somma da portare. Ci sono oneri e onori, ma mi piace dire che forse gli oneri in un momento di difficoltà economica come quello che viviamo superano di gran lunga gli onori, nel senso che sono più le difficoltà che noi quotidianamente dobbiamo fronteggiare che i momenti di, come dire, ristoro rispetto all'attività messa in campo.
sentito lanciare questa cosa con la stampa, anziché fare foto di rito a scuola, come dire, rallentando anche le attività scolastiche e dando anche fastidio a volte ai dirigenti. Ci piace essere di sostanza più che di forma e quindi ci auguriamo di essere un comune apripista, Riete, su questa cosa e che possano seguirci tutti i comuni di Basilicata e delle regioni limitrofe, mettendo in campo uno sforzo economico di scelta politica ed è, che va nel senso del rispetto ambientale, che vede tutti noi più ricchi, cittadini, bambini e amministratori. Grazie. Io aggiungo semplicemente una cosa rispetto a quello che ha detto il vice sindaco. Assessore Provigiano, lo proponiamo come l'ha proposto Bruna dall'inizio, per trovare la complessità di un territorio come la mia. La mia è 175 km quadrati, dove il cittadino che abita a Pietraferrata rispetto al cittadino che abita ad Alte Coste ha i medesimi diritti di quello che abita nel centro urbano o che abita nella periferia, per dirvi che comunque è molto molto complesso. E aggiungo, io mi auguro venga dato Gracchia, se lo accendiamo. La complessità del territorio, però dico, noi c'è un piano regionale del 2016, come dicevo all'inizio, che poi questo dovrebbe far dar seguito a quello che diceva l'assessore Gagliardi. Noi ci auguriamo lo facciano tutti, ma che venga apprezzato anche chi è che sta nel solco, perché quel piano prevede una serie di azioni sulla riduzione, sui centri comunali di raccolta, su cui il comune con tutti i limiti si sta avviando e si sta ripiegando, penso con una buona azione, con tante difficoltà, con l'aiuto reciproco tra i vari assessorati, con i cambi che ci sono stati, la dialettica necessaria che all'esterno viene sempre interpretata in un certo modo, ma che poi porta a fare delle scelte che ti distinguono anche all'interno di un contesto, perché nel gioco di squadra tutti con il loro contributo hanno contribuito ad arrivare a questo punto. Mi ricordo la scelta è stata, la Uri è stato uno dei primi comuni a scegliere diciamo il rilavabile. Il futuro sarà il biocompostabile, che produce anche l'umido e non usi detersivi, però i piani di azione, quelli che voglio dire, e la sensibilità di ognuno di noi deve riguardare il tutto a 360 gradi, a partire dai trasporti, a partire da tutta una serie di questioni che man mano ognuno ci sta arrivando. Quindi noi abbiamo fatto un piccolo passo e in tal senso pensiamo che con oggi, devo riconoscere il fatto di voler arrivare oggi con l'app, precisiamolo perché altrimenti viene travisato, lo dico per il web, l'ha precisato il vice sindaco, oggi la gara è stata fatta da termine a contrarre, si va in proroga così come per legge, con il servizio così come era. Le borracce, è stato fatto l'atto di indirizzo con la determina che gli uffici stanno facendo, arriveranno immagino nelle prossime settimane, noi seguiremo affinché arrivino il primo possibile, però lo abbiamo lanciato oggi per dare un segnale forte, perché oggi inizia la mensa scolastica. Il segnale è non solo ai ragazzi, perché i bambini girando ci siamo resi conto che recepiscono molto di più di quando recepiscono gli adulti, che pensano che avere il loro giardino pulito e andare a sporcare in mezzo alla strada sia una cosa che ti fa stare a posto con la coscienza. Oggi noi vogliamo dare un esempio culturale, perché non dobbiamo negare, nelle nostre case le bottiglie di plastica ci stanno. Ricevere tua figlia con una borraccetta magari ti invita a riutilizzarla, ad utilizzare più il vetro, a cercare il vuoto a rendere, a cercare magari anche i prodotti riutilizzabili, i prodotti alla spina. Ci sono tutta una serie di questioni che poi ognuno di noi deve far fronte. Per esempio, ho sentito la discussione sui detersivi, magari chi non è convinto, però c'è il flacone che è recuperabile e qualcuno è anche un modo, come diceva il vice sindaco, di trasferire un messaggio che va nell'ottica dell'educazione civica. Ci teniamo a sottolinearlo, perché era, spesso si dice no, ma che hanno fatto? Io invito chiunque a leggere le nostre linee programmatiche, quelle su cui siamo stati votati, abbiamo annunciato sui palchi,
e vedere la rispondenza rispetto ai vari obiettivi, che non saranno, alcuni saranno al 20, al 10, però abbiamo cercato di perseguire quello che abbiamo illustrato. Oggi è un altro piccolo tassello che va a coronare un percorso che stiamo mettendo in essere, devo dire, per le scuole virtuoso, perché va a riproporre, abbiamo eliminato una grande piaga che era quella di aver gestito con il rilavabile ma non tutti i plessi. Oggi gestiamo con la porcellana ma tutti i plessi, ovvero per quando messo in campo con l'indirizzo della giunta, gli uffici hanno risposto un capitolato: ovunque si trovi il plesso va fornita la porcellana, dopodiché per il lavaggio è a carico dell'azienda, devono vedere come fare per lavarla. Questo era il grande dilemma che c'era, perché l'altra volta erano rilavabili. Abbiamo dato con il vice sindaco, nel giro delle scuole, dei suggerimenti ai ragazzi, ai docenti, al personale che c'era, l'abbiamo trasferito tramite gli uffici anche alla ditta che presta il servizio. Attenzione massima sulla sicurezza, perché la porcellana non è la melamina, non pesa quanto la melamina. Quindi questo è un messaggio che abbiamo lanciato ai ragazzi, ma soprattutto ai docenti, al personale e quant'altro. Stiamo cercando di fare uno sforzo per differenti, sappiamo che ci sono alcuni plessi scolastici per cui stanno partendo i lavori, mi riferisco alla Walter Limongi, stiamo cercando di completare l'efficientamento energetico della Brangati e poi andremo con le altre scuole, la palestra della Lendini. C'è un ragionamento fatto a 360 gradi, buona parte è avviata da noi, ma se ricordo per esempio la scuola innovativa dalla precedente amministrazione. Quindi è un quadro completo su cui ci stiamo muovendo con una visione che può essere un'interpretazione giusto o sbagliata da parte di chi la giudica, ma è un'azione che sta portando lentamente ad avere dei risultati in questo settore, come stiamo agendo anche in altri settori. Io mi taccio, volevo precisare solo questo. Se avete domande... Quanti sono i ragazzi che avranno sta numero? 757 per adesso. Quindi consegnerete? Perché stiamo valutando se estenderlo anche alle primarie. In quel caso arriveremmo a 1000, all'infanzia, in quel caso arriveremmo a 1001, perché 1001 sono gli studenti. I piatti invece partono da stamattina o dalla prossima gara? No, ho capito. Ha precisato il sindaco. Adesso siamo in proroga. Perché quando terminerà la gara, con l'affidamento alla nuova ditta, la nuova ditta partirà con il nuovo capitolato che prevede l'utilizzo dei piatti in porcellana. Può passare un mese e mezzo, due mesi, sono i tempi delle gare che non dipendono da noi. È solo legata alle scuole o ci offrono? Per adesso chiunque potrà avere adesso, una di laurea. Adesso è un omaggio, chiamiamolo omaggio, che noi vogliamo fare agli studenti perché ricade nel solco dell'educazione ambientale e quindi sposando le linee programmatiche del sindaco in sinergia con questo assessorato alla pubblica istruzione e anche al decoro urbano, perché tutto ciò che finisce poi per strada inquina e quindi anche assessorato all'ambiente, c'è la cultura, c'è tutto qui dentro, perché è un approccio nuovo che noi vogliamo dare come segnale forte di indirizzo. Mi piacerebbe, se posso chiudere gli occhi e sognare un attimo, mi piacerebbe che ogni laureata avesse la borraccia con il logo del comune. Però non lo so se questo è fattibile, sinceramente non lo so, non posso dire male. Aggiungo. È stato un atto simbolico forte, del tipo se verrà fatto una tandem fra tre anni, in modo tale che il logo non ci sia. È stata una scelta dell'amministrazione inquadrata in base a quanto diceva l'assessore, ovvero dare una scelta identitaria in un percorso culturale. Perché se noi vediamo come è strutturata la tariffa dei rifiuti, come è strutturato il piano regionale, se avessimo l'accortezza, perché noi non abbiamo una tariffa puntuale, la tariffa è fatta di due parti, una fissa e una variabile, su quella variabile c'è la produzione dei rifiuti. Se avessimo la puntuale, ognuno che produce in meno, ovvero ognuno con il codice a barra, pagherebbe in base alla produzione. Oggi sappiamo che rientrano i metri quadri, ma se la collettività produce meno rifiuti, quello è un costo che va a battere la quota variabile. Quello che il Comune ha messo in campo culturalmente, di educazione civica, vorrà dire, salvo poi atteggiamenti, perché non è che possiamo
stare con la pistola alla tempia, mi auguro non accada, i bambini abbiano la borraccia, abbattere la produzione di plastica di un quantitativo non indifferente, ma la batti alla fonte perché altrimenti viene riciclata. Quindi l'ambizione di arrivare a tutti potrebbe essere fruibile sin da adesso. Naturalmente con il logo è una cosa che non possiamo fare, diciamo, una tandem, diamo un messaggio, naturalmente sapere chi è che le ha fornite, quando gli uffici avranno, perché noi ci siamo fatti fare degli standard come la vogliamo noi, no? Ora gli uffici completeranno il tutto e andranno, diciamo, faranno tutti i passaggi necessari per poi poterli consegnare al personale delle mense che li consegnerà. Il nostro è un messaggio culturale, sappiamo i limiti, ovvero potrebbe arrivare quello di turno che la perde, la butta, e poi sta al singolo recuperarla, darne, perché naturalmente non è che il comune è un produttore, la dà. Come diceva la vice sindaco, è un messaggio culturale e la borraccia che arriva a casa è un messaggio oltre che per i bambini, per le famiglie, perché in questi anni quando proprio la volontà di dare un messaggio e di accelerare per arrivare ad oggi in modo tale che si capisca. Voglio sottolineare, visto la domanda del Pasquale Crecca, noi lo stiamo sottolineando perché sappiamo la polemica, da oggi non parte, come ha detto la vice sindaco, il servizio, stiamo andando in proroga perché è stata fatta la determina a contrarre, significa che è stato avviato il percorso della gara, ASMEL sta preparando, perché la centrale unica di committenza, tutta la documentazione per poter far partire la gara, si parte così come si era finito, non appena verrà giudicata la gara, verrà individuata la ditta, a proposito noi abbiamo deciso di mantenere gli stessi standard qualitativi, ricordatevi che l'amministrazione all'inizio ha fatto una scelta ben precisa, la qualità della mensa, avendo anche un aumento che ha pagato, nel senso che comunque c'è stata enorme soddisfazione e ci auguriamo di poterla mantenere, ma grazie anche al comitato che abbiamo istituito e che coopera e grazie anche alle strutture preposte per il controllo, ci auguriamo si possa, diciamo, mantenere tutto quanto come è stato in questi anni, andando sempre di più a migliorare e non facendo passi indietro. Noi abbiamo messo le basi, ma il tutto partirà e lo comunicheremo ufficialmente, farà un posto, nel momento in cui verrà affidata la gara, indicheremo, aggiudicata la gara, la ditta che l'ha vinto, quando partirà e dovrà partire tutto con le posate, diciamo, in porcellana, stoviglie in porcellana, le brocche di vetro. Come a casa. Vi dico, avevamo avuto dei dubbi sulla brocca, ne è testimone l'assessore, fino all'ultimo noi, momento. Perché poteva essere un momento, noi abbiamo deciso o è tutto o è niente. Nonostante già avevamo deciso di dare le borracce, perché naturalmente dovete capire c'è un problema sottaggiunto, è quello della sicurezza, perché pesano di più, sono in vetro, però abbiamo dato un messaggio e abbiamo istruito tramite gli uffici per quanto riguarda il personale addetto al monitoraggio, perché abbiamo bambini che vanno dai 6 agli 11 anni, nelle scuole medie è un po' diverso, anche se sappiamo che quando aumenta l'enfasi, diciamoci, però ho visto un livello di attenzione e di accortezza che dovrebbe garantirci da qualsiasi tipo di problema. Una domanda che voglio fare è che oltre al recupero, diciamo, ambientale, la cultura ambientale, vedo anche un recupero storico, perché il passaggio che ha fatto proprio la dottoressa Gagliardi era su questo, cioè si va in linea con quello che è stata anche un po' la giornata di capitale per un giorno, cioè i ragazzi che si incuriosiscono e si appassionano alla storia del luogo, quindi unire l'ambiente e la cultura storica. No, questa è stata una volontà dell'assessore alla pubblica istruzione, nel senso, noi discutevamo del simbolo, però ci sembra, cioè, tu puoi darlo come comune di Lauria, diciamo, appesantisci troppo, e allora una ricerca meticolosa di un messaggio, una mattina eravamo in giunta, mi suggerisce, dice, perché non mettiamo anonime tangere, perché chiunque si chiederà, sì, forse avevamo appena fatto il percorso, e nell'ottica di tutto questo trovare una rispondenza che andasse alle nostre radici e che potesse avviare, in quei giorni se non sbaglio ho mandato anche, no questo è prima, avevamo già parlato di inviare una lettera, come poi è stato qualche settimana fa, a tutti i dirigenti scolastici per invitarli a fare il percorso, come abbiamo parlato con l'assessore alla cultura per fare una mappatura, poi
ognuno può interpretarlo come vuole il percorso, però ci può essere una mappatura che indichi un percorso standard, come pure la mappatura tramite Google, stiamo cercando di capire una volta che saranno pronte le mappe come poterle impostare, ma è stata una volontà veramente identitaria, ma non per distinguersi, per dire che un'identità forte, quale quella degli residenti del comune di Lauria, nel voler perseguire un percorso culturale che inevitabilmente non può sposarsi con l'identità di ognuno di noi, che è quella che ci vede in un luogo che, dobbiamo dirlo, per molte questioni è stato guida nel bene e nel male, ricordiamo la battaglia del 1806, ma che si è distinto e, a nostro giudizio, si distingue per i numeri e soprattutto, nonostante subiamo le problematiche dell'abbandono a cui sono sottoposti tutti i paesi del centro Italia e del nord delle Alpi, perché c'è questo problema di svuotamento verso i grandi centri, io penso che Lauria sia ancora uno dei centri che regge di più, sia come numeri, di fatti, decresciamo di meno. Domande? Il pubblico? No, domanda, io volevo fare mi permetto più che una domanda, una riflessione. Mi fa molto piacere la vostra iniziativa, in particolare perché secondo me puntate a valorizzare l'acqua, ecco, la nostra acqua. Il mio augurio è che continui così l'amministrazione, perché io penso che l'acqua sia l'elemento su cui puntare. E quando pensa all'acqua, pensa alla sorgente Mandarino, pensa ai Tre Piscioli, pensa alla fontana storica del Pisciolone, che mi auguro siano sempre più valorizzate, tutelate, anche in un percorso di manutenzione più ordinaria e meno straordinaria. E su questo Pasquale, però ci tengo a rispondere qua all'assessore dell'urbano, ma anche all'ambiente, che ogni volta l'attenzione per quell'area è spasmodica. Facciamo circa 3 pulizie all'anno e togliamo... 3 pulizie all'anno sono straordinarie, non sono ordinarie, no? No, no, se le guardiamo in quadrato, noi abbiamo Castello Ruggero, abbiamo la Mamma Assunta, abbiamo i vari quartieri, io per questo dico invito, cercheremo di migliorare sempre di più. Se vengono inquadrati in un percorso all'interno del quale, perché questo noi abbiamo gli scavi del Mercurio, no? Sono coperti, perché la sovrintendenza non li vuole portare al coperto perché non riesce a gestirli. Per dire, questo è un paragone che faccio, per dire che non è semplice, noi impieghiamo il massimo e cerchiamo di avere il massimo di rispondenza da chi quei luoghi li vive, poi abbiamo dell'inciviltà, infatti stiamo pensando alle telecamere. Però c'è il pensiero, il percorso che venne fatto da Piazza San Severino, dal trekking urbano, ad arrivare all'Assunta, e che vede l'adesione a quella che è stata la città che cammina, che abbiamo fatto come amministrazione, sempre inquadrata nell'ottica della vivibilità, della salute, dell'ambiente, è qualcosa che delinea questo percorso. Cercheremo di farlo in maniera ordinaria, però spesso non è che non facciamo in maniera straordinaria, nell'estate riusciamo a garantirlo perché siamo supportati dal consorzio che fa tutta una serie di interventi in tal senso. Allora dico, su questo cerchiamo di immaginare tutte le iniziative possibili ed immaginabili, cioè come muoverci, stiamo cercando anche di valorizzare quel percorso del trekking urbano all'interno dei percorsi, avevamo intenzione di fare, come abbiamo fatto Lucania History Tales, il mio pallino erano le porte d'accesso, tra cui ci poteva essere la bretella e superiore taverna o le mura sotto l'ex sede dell'acquedotto lucano. Naturalmente non è stato possibile perché nella richiesta di quella dei docenti, di chi è che si è interfacciato con i docenti, che ha fatto la commissione, veniva evidenziato la troppa distanza da non poter fare, nel caso in cui ci fossero delle scolaresche, da farlo a piedi in tempi brevi. Quindi per questo abbiamo congelato. Noi ci auguriamo di riuscire a porre in essere anche di più, anche con iniziative. Guardate, tutto questo è frutto di ascolto, mettersi in discussione, andare a vedere i piani, che cosa prevedono. Uno parte con le idee, però noi abbiamo dimostrato che siamo capaci di metterci in discussione su quelle questioni, naturalmente, che possono essere affrontate e che possono dare, rivelo, lo è stato questo, lo è sui rifiuti, lo è stato sulle stoviglie in porcellana, lo è stato su tutta una serie di cose che abbiamo, le ville, i viari, su cui abbiamo raccolto le istanze. Naturalmente alcune cose le abbiamo decise, abbiamo fatto il percorso culturale, abbiamo avviato c'è la volontà ad ascoltare e a recepire per capire quanto è possibile mettere in campo.
vuole fare pure il pubblico qualche domanda, non lo so. Posso pure il discorso della pulizione della plastica, il miglioramento della raccolta dei rifiuti, sono tutte diciamo azioni che ormai sono diventate prioritarie, non più una scelta. Io intravedo un rischio però sinceramente che spesso c'è il rischio della moda, pochi comportamenti coerenti quotidiani e qualche manifestazione poi si dimentica tutto, perché io vado in villa e trovo i cartoni, la pizza e la birra, e quindi mi chiedo, è un fallimento della scuola, delle famiglie e di noi tutti probabilmente, perché io non ho fatto, quando facevo scuola non ho mai fatto giornate di sensibilizzazione, quelle qua, però non la buttavo per terra perché temevo il giudizio degli anziani o dei miei genitori probabilmente, quindi su questa cosa bisogna forse fare qualcosa, perché se facciamo tante giornate e io mi ritrovo i cartoni della pizza della villa, qualcosa non c'è, è solo moda, c'è questo rischio, quindi attenzione. Poi la domanda è questa, ma per quanto riguarda l'approvazione del regolamento dei beni comuni, che ha a che fare con il decoro urbano anche come fatto collaterale ma non secondario, questa amministrazione può perseguire quella volontà iniziale manifestata oppure l'ha messa da parte? Seconda domanda e chiudo, per quanto riguarda la raccolta di alcuni rifiuti particolari, ne parlavo velocemente qualche giorno fa con l'assessore, attualmente l'isola ecologica mi risulta non tutto prende, sono piccole quantità di materiali particolari che se non l'accetta l'isola ecologica me li ritrovo nelle scarpate e lungo le strade, quindi a mio avviso, modesto avviso, sarebbe utile che venisse messo anche qualche cassone per le pile, per le bombolette spray, tutte queste cose di piccole qualità, piccoli materiali di ristrutturazione che se non l'accetta l'isola ecologica se li trovano nelle scarpate. Grazie. In un comune negli anni a fare una raccolta che pari quasi al 50% è frutto di varie iniziative culturali che non scopriamo solo noi. È vero quando dicevi tu che c'era un maggior senso del rispetto che ci metteva in una posizione diversa, però non è vero, almeno parlo della mia fanciullezza, che non c'erano atti di vandalismo, accadevano anche allora. Io penso che da questo punto di vista ne abbiamo già parlato con l'assessore al decoro urbano, con l'assessore all'ambiente proprio ieri si confrontavano e ne abbiamo, cercheremo di mettere in campo delle iniziative, ma più del senso civico che può, che è quello dei bambini, penso non ci siano strumenti, perché vedere degli adulti che la fanno, persone che conosco, perché sono condizionate dai bambini che mettono in campo delle iniziative, li fanno sentire in colpa e ci fanno sentire in colpa. Io alle scuole medie studiavo l'effetto delle aree industriali, parlo scuole medie 87, 88, 89 sono le scuole medie, l'effetto delle aree industriali, la SCIU, mi ricordo con il professore Piccardi, con la professoressa De Vita, studiavo questo, e questo, per quanto la mia indifferenza di fanciullo fosse tale, mi ha segnato nel mio percorso. Al di là per arrivare ai beni comuni, io mi rifaccio a quanto ha detto Bruna quando abbiamo iniziato. Io inviterei ognuno a cimentarsi con diciamo, l'amministrazione per un giorno. I beni comuni li abbiamo affrontato, abbiamo visto qual è la problematica, abbiamo sperimentato delle forme di gestione con il teatro dell'assunto, dove l'associazione in questione, non ricordo, era Auser, dopo che noi abbiamo deliberato che bisogna sottoscrivere una convenzione, si è puntualmente tirata indietro perché, non so, il responsabile doveva sottoscrivere. Allora, se i problemi sono così evidenti, per i beni comuni, come questo l'abbiamo fatto mi sembra il 2017-2018, io sono pronto e l'ho detto a andare avanti, che ne so, convochiamo un'altra commissione, ma se per l'installazione di mattonelle che lo facevano volontariamente sull'anfiteatro dell'Assunta, che erano anche removibili, un'associazione, dopo che abbiamo fatto, perché abbiamo detto anche un modo per sperimentare, perché non si può mettere tutto, immaginate, mettiamo la scala che va all'Assunta, succede qualcosa che dopo impedisce, cioè vanno studiati per bene, e non è che noi abbiamo, diciamo, il centro studi dell'università. Io dico confrontiamoci, però noi sperimentalmente avevamo provato, abbiamo detto vediamo se funziona, perché è un elemento che è attinente a quei pericoli. Abbiamo avuto che a un certo punto, siccome poi si sottoscrivono le convenzioni, si fanno le polizze, ormai ha detto no, se è così noi non lo facciamo l'intervento. Allora dico, il problema rimane sempre quello del principio, la gestione, come regolamentare, per esempio se immagino il Castello Ruggero, oppure immagino la salita del Cerruto, oppure immagino il Cafaro, Piazzetta Cafaro, cioè,
là ci sono una serie di problematiche che vanno approfondite con dovizia e che vanno comunque affrontate in base a determinate competenze rispetto alla gestione. Vi dico, noi la nostra intenzione è quella di portarla a termine, magari organizziamoci, ci facciamo una chiacchierata, però la questione è molto molto complessa di dove. Lì nel comune di Monza, se non sbaglio, era Monza, dove è stato approvato, di beni comuni tanti non ne stanno gestendo, perché c'è una problematica nell'approccio alla questione. Però io dico, su questo guarda, riproponiamoci, ci facciamo una chiacchierata prima tra di noi, poi investiamo nuovamente gli uffici, perché io ricordo che il punto a cui eravamo rimasti con una riunione che facemmo in cui c'era un ottimo comune, è proprio questo, capire la disposizione del bene pubblico, al di là del fatto se vogliamo dire che lo approviamo per fare la gestione magari delle aiuole, su quello, fermo restando che si può procedere con le delibere, nel senso che noi avevamo fatto proprio questo percorso per vedere, cioè il caso singolo lo analizzi, vedi tutte le questioni e vedi la procedibilità o meno. Vediamoci, io dico, approfondiamolo e cerchiamo di capire veramente se ci sono dei margini per superare, pure con un provvedimento, una tandem, magari si fa una proposta di gestione e cerchiamo di portarla avanti, di qualche aiuola pubblica. Lei, poi, con sindaco, da lei così può definire, sì, non c'è elenco rigido? No, dico, bravo, perché Piero ricorda bene qual è, definito un elenco, oppure partendo da una, dici, l'associazione d'autentale vuole gestire quello, fate una manifestazione di interesse. Oppure che decide quali sono le... Sì, però per non chiuderci, noi lo dobbiamo decidere, però se mettiamo il Castello Ruggero e diventa, mettiamo le chiese e diventa problematica, allora dico, lo possiamo fare su delle aree pubbliche di indirizzo, magari fissiamo quale sono e ognuno facciamo delle manifestazioni di interesse, questo potrebbe essere una soluzione. Ci teniamo in contatto, Piero, magari prossima settimana abbiamo il consiglio, l'altra, no. Vediamo di vederci un pomeriggio o una mattina, ci facciamo una chiacchierata che può essere salutare, però il problema è sempre lo stesso, bisogna capire come andare oltre, no? Sentendo magari anche l'esterno, può arrivare un'idea, ecco, dici approviamo l'elenco e poi su quella fate una manifestazione di interesse e vediamo chi è che è interessato e a che condizioni si possono gestire, partendo dai beni che non comportano tanto problemi, possono essere l'aiuola, che può essere la cura del verde pubblico. Io aggiungo soltanto questo, Piero, perché hai perso la prima parte, ma non voglio essere ripetitiva. Dico soltanto che oltre a questa iniziativa, da altre, quelle tipo i piatti di porcellana e quant'altro, stiamo costruendo un'altra opportunità che possa essere di educazione ambientale, ma che trovi anche riscontro con che veda la collaborazione con i proprietari dei bar, le pizzerie, eccetera, eccetera. Ovviamente ancora in embrione, lo stiamo perfezionando, che è volto proprio alla, non alla repressione, perché la repressione la fai con la telecamera e con la sanzione. E questa è una cosa a cui stiamo pensando, perché scoraggia, purtroppo dobbiamo dirlo, che soltanto quando si mette mano al portafogli forse si apre una icona, una finestra nell'attenzione di tutti. Però questo è un percorso. Quello che io sto facendo come decoro urbano, come pubblica istruzione, è di educazione. E in virtù di questo principio ispiratore che è l'educazione ambientale, ripeto, non lo anticipo perché è ancora in embrione, è un'altra iniziativa che speriamo di portare a brevissimo, mi auguro almeno prima di Natale, perché Natale è un altro momento in cui i giovani pullulano, per fortuna, viva Dio, nelle nostre ville, sui nostri viali, e quindi c'è una maggiore affluenza e potrebbe esserci un maggiore abbandono dei rifiuti. Tutto, caro Piero, passa attraverso l'educazione in famiglia, in primis, e a scuola. E quindi è un'azione sinergica quella che può fare l'amministrazione con la scuola e con la famiglia. E in tal senso ci siamo riproposti con il sindaco anche di fare delle piccole puntate nelle scuole durante l'anno scolastico, non per ripetere chiacchiere inutili, per portare il mio intento, quello del sindaco, quello di portare all'attenzione degli studenti casi concreti, possibilmente anche documentati, fotografati, perché
con il documento, con, in qualche modo con una testimonianza diretta, le cose restano molto più impresse. Inutile fare convegni, sopraconvegni, l'ambiente, ormai ci bombardano, per fortuna, tutti i mass media su questo pericolo che corre il mondo. E noi non siamo fuori dal mondo, siamo in questo mondo che è a rischio. Quindi dobbiamo partire dai nostri comportamenti virtuosi, del singolo, come genitore, come individuo, come cittadino, come alunno, come vicino di casa, perché se io vedo il mio vicino che non fa una corretta differenziata, ho il dovere, oltre che il diritto, di redarguirlo, a mio modestissimo avviso. Quindi è una azione congiunta che stiamo provando a mettere in campo, che investe, ripeto, tutte le forze dell'amministrazione, perché ci sono aspetti che riguardano tutte le deleghe. E in un'azione sinergica forse riusciamo a portare a casa un risultato. Hai perso la prima parte, mi piace solo dire che apparentemente potrebbe essere una cosa da niente regalare una borraccia ad ogni studente. C'è tutta una filosofia di vita dietro e c'è tutta una scelta, perché le risorse vengono destinate per determinate cose. Si fa una cosa ma non se ne fa un'altra. Questo sta a testimoniare l'attenzione che questa amministrazione ha per il decoro, per l'ambiente, per l'educazione ambientale e per l'educazione civile. Noi non siamo i genitori di tutti, dobbiamo provare a fare sinergia, ripeto, e essere un corollario a quella che è l'azione primaria di educazione della famiglia, in primis, e della scuola pubblica. Nell'ambito di Friday for Future, ho tirato un tavolo con i ragazzi, però mi sono l'amministrazione ne è consapevole, mi sono esteso anche fuori, sono andato alla manifestazione al Lago Negro, ho parlato con Gerardo Melchionda. Dal punto di vista della sensibilizzazione siamo rimasti che diciamo, cercheremo di riprendere anche l'aspetto ambientale legato al fiume Noce, ovvero per aumentare la sensibilizzazione di cui parlava l'assessore e portare a 360 gradi un messaggio di interesse sul nostro territorio, che non è quello di stare immobili, ma di muoversi e cercare nel movimento di tener conto delle nostre realtà, rispettandole e cercando di avere quello che sono le migliori pratiche da porre in essere per poter raggiungere i risultati. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e ci auguriamo che veramente queste scelte possano essere di gradimento e positive per la collettività. Grazie e buona giornata. Saluto tutti anch'io, ringrazio per l'attenzione e mi auguro che voi organi di stampa possiate aiutarci anche a stimolare i fruitori, i destinatari di queste borracce nell'accortezza, nel rispetto verso un dono che verrà dato a questi studenti che oggi frequentano le scuole ma che magari quelli di domani non potranno avere. Contestualmente invito tutti al prossimo consiglio, perché verrà tra le altre cose esposto il nostro piano di diritto allo studio, che ho il vanto di dire che è un prestigioso e un corposo piano di diritto allo studio. Non credo che tutti i comuni possano vantare siffatti, o meglio, i servizi che noi offriamo così capillarmente sul territorio come lo fa il comune di Lauria, e auguriamoci tra l'altro di poterlo mantenere nel tempo. Grazie e buona giornata a tutti.